Signori miei, signori miei, ma è possibile che una semplice frase li faccia uscire di testa così tanto? Non lo so, una frase che ha detto a lei in conferenza stampa li ha fatti uscire completamente di senno. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Allora, parliamo subito della frase che Allegri ha detto. Gli hanno fatto la domanda sul tennis, ne capisce tennis, lui ha fatto i complimenti a Sinner per quello che ha fatto contro Djokovic. Per il problema cosa è successo? Che durante la frase che ha detto, lui ha detto, noi possiamo essere, per via dell'età, noi possiamo essere Sinner e l'Inter può essere Djokovic. Poi non continuo, se no sono un po' più permalosi, perché ogni cosa che dico comincio a fare una polemica. Cosa... Ma signori miei, su questa frase, prima di tutto che i giornali ora l'hanno ampliata, vedo tifosi dell'Inter che pubblicano questa. Ma signori miei, è stata una frase semplice, è possibile che siete usciti fuori di testa così tanto per una semplice frase? Lui vi ha detto ha detto per l'età, perché poi qualcuno prende solo, perché questa è la colpa di chi non segue una conferenza stampa, prende solo il virgolettato, solo quello che interessa ai giornali. Lui ha detto, per l'età media, essendo che Sinner ha 23 anni e Djokovic ha 27, 36 anni, ha detto, per l'età media, essendo che l'età media della Juve è una delle più basse della Serie A e quella dell'Inter è più alta, ha fatto questo paragone. Ma gli interisti che sono così ossessionati hanno aperto i cieli, hanno fatto un casino totale. Però chiudiamo questo discorso, mi ha fatto ridere perché se la sono presa in poche parole, è uscito questo discorso davvero in modo strano, non lo so. Comunque, le cose importanti della conferenza stampa ha detto: manca Rabiot, Chiesa non saranno convocati. Di Rabiot si sapeva, di Chiesa c'era la possibilità che potesse essere convocato, però ora è ufficiale, non sarà convocato e già lo sapevamo. Altro punto, non gioca Danilo perché per la prima volta Allegri pensa anche alla partita dell'Inter, la partita dopo, perché lui ha detto non è una partita decisiva e non è uno scontro diretto perché solo Inter e Juve mancano tante partite, però sì, valgono solo i 3 punti, però nello scontro diretto lì può dare un segnale di maturità oppure no. Ma ha detto anche vero che è una squadra, che la partita importante è quella contro l'Empoli. Perché lui non schiera Danilo? Semplicemente perché Danilo, essendo che nelle ultime partite non è il Danilo prima dell'infortunio, è un Danilo abbastanza che fa preoccupare, perché tutti noi l'abbiamo criticato in queste partite, perché contro il Frosinone sbaglia lui e prendiamo il gol, contro la Salernitana sbaglia lui e prendiamo il gol, contro il Genoa sbaglia lui e prendiamo gol. E allora lui dice, se io metto Danilo che non sta bene in condizione, non sta al 100%, con la preoccupazione che è diffidato, che rischia di prendere un giallo e salta l'Inter, allora evitiamo di metterlo e mettiamo Rugani. Per me mettere Rugani fa bene, perché in questo momento Rugani sta bene fisicamente e soprattutto da quando ha giocato Rugani la Juve ha quasi sempre vinto, a me mi sta bene. E forse fare un po' di panchina a Danilo altrettanto. L'altro dubbio qual è? Quello di Fabio Miretti. Lui dice di Miretti che ce l'ho qua. Allora, Fabio è un ragazzo del 2003, con quest'anno ha fatto 15 partite, ha più di 50 partite nella Juve. Quest'anno non è semplice a quell'età, non è semplice a quell'età. Fa delle cose buone e altre meno buone, come tutti. Per le potenzialità che ha, può fare meglio, ma io sono molto contento. Ha fatto già cose importanti, come tutti i ragazzi, giovani, va lasciato crescere e gestito. Io capisco, ma il problema di Miretti, che lui fa tante cose nella partita, però ne fa tante sbagliate. Per esempio, faccio l'esempio più banale. Nella partita con il Lecce, ha avuto l'occasione, mentre il Lecce era in 10, di partire, di arrivare nell'area, e lì, essendo che sei davanti alla porta, devi tirare in porta, non la devi mettere nel mezzo, perché se la metti nel mezzo, sai che ci sono i difendenti del Lecce, te la possono togliere. E come è successo, è fatto così, l'ha messa nel mezzo, sbagliando, i difendenti hanno anticipato Vlahovic e hanno rinviato il pallone. Lì Miretti doveva tirare. Invece, sempre nella partita con il Lecce,
aveva la possibilità di mettere il pallone in mezzo dove Vlahovic sarebbe stato tu per tu col portiere del Lecce, invece tiene in porta. Su queste piccole cose, secondo me, Miretti deve migliorare, perché Miretti, secondo me, è un crack fantastico. Se ha quello, fa quello step decisivo, può essere fondamentale. Ve lo ricordate Fagioli all'inizio che sbagliava? Poi ha avuto quello step fondamentale, e ora abbiamo il Fagioli che, secondo me, ha qualità, è uno dei migliori nel centrocampo della Juve. Peccato che è squalificato. Ma il punto è pure un altro in questo. Miretti, secondo me, doveva fare un anno in prestito in una squadra dove garantiva di giocare titolare, e lì potevamo vedere il vero Miretti. Però essendo che non è successo, per tutte le cose che sono successe alla Juve, la squalifica di Pogba, la squalifica di Fagioli, togliamoci pure Miretti, e con chi giochiamo di giocare io. Il problema qual è? Ha parlato anche di Thiago Jalò e ha detto una cosa abbastanza chiara. Ha detto sta bene fisicamente, anche di salute, però essendo che è un anno che non gioca ci vuole tempo. Non ha detto se lo convoca oppure no. Io sono convinto che lo convoca, anche solo per fare gruppo in panchina, perché non mi dite che va a Sallena domani o può giocare già contro l'Inter. No, per un giorno che fa gruppo con i compagni, che conosce l'ambiente, piano piano portarlo in panchina per me sarebbe positivo. Poi è sempre Allegri che decide col suo staff, forse, se poi per lo suo staff è meglio che comincia ad allenarsi, a fare altre cose per averlo meglio, è un problema dello staff. Io lo porterei, tanto giocare non gioca né contro l'Empoli né contro l'Inter, però ho detto che occhio che Jalò può essere davvero un giocatore importante. Altre dichiarazioni di Allegri, poi andiamo agli infortuni. Ildiz in campo gioca in maniera diversa, con Ildiz in campo giocato in maniera diversa. Lui è un giocatore che ha fatto molto bene, come rispetto a Federico, che Federico strappa. Federico nel suo modo di giocare è unico, perché Federico prende Chiesa, palla, prende il pallone e fa uno strappo decisivo. Invece Ildiz invece unifica più il gioco, però prima o poi potranno giocare insieme, è un mio pensiero. Poi dice una cosa importante: Ildiz va lasciato sereno di giocare e di sbagliare, perché prima o poi sbaglierà qualche partita, però lì non dovrebbe essere massacrato, perché non lo deve saltare ora e non lo deve massacrare neanche quando sbaglia, perché siccome è giovane, prima o poi può sbagliare. Poi hanno detto, la squadra ha vissuto diversamente questa settimana in testa alla classifica? No, abbiamo passato una settimana serena, secondo me non ci siamo neanche accorti di questo. E lui dice un'altra cosa, ma perché parlate solo di Inter e Juve? C'è il Milan che può rientrare, lo dico sempre che bisogna mantenere l'equilibrio e pensare una partita alla volta, perché alla fine, se noi andiamo a vedere, il distacco è di 7 punti del Milan. Due partite sbagliate di Juve e Juve-Inter, e il Milan fa un filotto, il Milan può rientrare, l'ha detto chiaramente. Allora occhio anche all'Inter, qua ora lancerà perché vuole dare pressione a tutte, però quella frase lì che li ha fatto uscire pazzi, perché ha detto Sinner e la Juve, Djokovic e l'Inter. Però nel contesto uno deve guardare tutta la frase che ha detto, l'età media. Lui ha parlato di età media, essendo che se tu metti tutto, la frase che dice non fai l'app, non fai interazione, non fai visualizzazione, non va bene. Perché se tu metti che dice che la Juve è Sinner e gioco, c'è l'Inter, dice tutto, dice una frase diversa di quello che lui voleva dire. Però essendo che molte volte è forse meglio fare polemica per alcuni, però basta leggere la frase, lui dice per l'età media. A proposito, Chiesa è infortunato, Rabiot è infortunato, e ancora una volta, come dico sempre, il centrocampista non si vede. Noi abbiamo la coperta corta, io non dico tanto per l'attacco, perché l'attacco gioca a due, ti manca Chiesa, ti manca Kane, c'è sempre Milik, sperando che Milik riesca a non avere infortuni. Per il fatto che tu non prendi un centrocampista, e poi uno mi dice dai, sei di coccio, io sempre lì vado, signori miei, un centrocampista serve.
anche numericamente, anche un tappabuchi, ve lo sto dicendo, anche un tappabuchi, ma un centrocampista serio. Andate a prendere, ve lo ricordate Borriello nella prima di Conte? Non giocava mai, però quando entrava faceva la differenza. Un tappabocco, un impresto, uno per dire abbiamo un altro giocatore. Se McKennie ha la febbre, abbiamo almeno la panchina, abbiamo almeno uno in panchina. E allora, Juve, provaci, fino al 31, provaci, solo questo ti chiedo. Un centrocampista, comunque, una semplice frase, come li fa uscire di testa? Non lo so, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Comunque, già il fatto che dice che risparmia Danilo per l'Inter, non dico che parla di scudetto, però qualche pensierino lo sta facendo. Poi, per l'ennesima volta, ha detto l'Inter è la più forte, l'Inter è la favorita, ed è giusto dirlo, l'Inter è la squadra che deve vincere lo scudetto, perché inizio campionato tutti dicevano che l'Inter, insieme a Milan e Napoli, era la favorita dello scudetto, non c'era la Juve nel mezzo. Però qualcuno mi dice sempre, però la Juve non ha le coppe. Vero, la Juve non ha le coppe, non ha fatto mercato. Però qualcuno se lo dimentica. La Juve non ha fatto le coppe, non ha potuto fare mercato, perché se la Juve faceva le coppe, faceva il mercato. E il vostro bel discorso finisce qua. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! E forza Juve, ricordatevi, forza Juve.